fatto le ho scelte. Certo, mi sono capitate, ma mi sono capitate perché ho fatto delle scelte prima. Non sempre si può scegliere. Però Bonfossati dice che appunto siamo stati naviganti e alla fine è un bel mare, quello dell'arte, è un mare meraviglioso, un mare molto profondo, un mare molto variegato, però è un bel mare. Mi imbarazzo sempre quando, davvero, quando mi chiedono ma tu cosa fai nella vita a gente che... Perché poi c'è a volte ti capita di frequentare anche il mondo reale e mi imbarazzo perché appunto dicono ma cosa fai? Faccio l'artista e ogni volta che dici fai l'artista non so se... capita solo a me, ma vedo nello sguardo delle altre persone una sorta di vuoto, o meglio, di invidia, di curiosità, di comprensione, di incomprensione, di fai l'artista e poi ma cosa fai? Quindi poi la fase dopo, la risposta dopo il dipingo. Forse vuol dire questo, essere, non lo so, forse mi dico dipingo, perché dipingo, faccio il pittore e sto ancora cercando di capire che cosa vuol dire. Quindi forse questo è il fatto di continuare a farlo. Io appartengo a una generazione che ha un gene malinconico, che è quello del... non del come eravamo, ma di rapporti diversi, di gestione di tempo diverso, di cose che in qualche modo sono cambiate, non dico meglio in peggio, assolutamente. Però il dialogo sicuramente era diverso. Mi ricordo un giorno sentì questa frase da Michelangelo Pistoletto, una frase che ho trovato molto bella. Lui dice, il difficile non è l'arrivare, ma il mantenere, che è una cosa molto bella nel mondo dell'arte, perché non sono i 100 metri, ma è la maratona, il fatto di capire il perché delle cose che si fa, la direzione, non ha un tempo di scadenza l'arte, se è vera, e soprattutto se è reale, che è vero che l'arte è sempre stata contemporanea nel tempo in cui veniva fatta, e forse in questo momento la contemporaneità rappresenta difficoltà geografiche, l'abilità di confini, di percezione conoscitiva, sono anni intensi, andare un pochino più in profondità e di farsi, di concedersi il tempo per metabolizzare ciò che si vede, ciò che si sente, di non fermarsi alla prima cosa che ti viene detta e di cucirsi giorno per giorno una rete di protezione, che è una rete a maglie molto sottili, molto fitte, che è molto difficile riuscire a farsela. Però secondo me questa battaglia, questo enorme campo da gioco è fondamentale.